Ti è mai capitato di fare una conversazione con un amico e dopo qualche ora ritrovarvi nei giochi su Facebook, su Instagram, delle pubblicità di quegli articoli di cui avevate appena parlato? È vero che i nostri smartphone utilizzano impropriamente il proprio microfono per spiare quello che diciamo ogni giorno? E soprattutto, che cosa accade realmente quando accettiamo i cookies sulle pagine di internet? Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza su questi argomenti, ma ricorda di lasciare un bel like e un'iscrizione a questo canale per rimanere sempre aggiornato su questi sfiziosi contenuti legati al mondo della tecnologia. Da sempre, al fine di aumentare le proprie entrate, molti siti e applicazioni tentano di proporre all'utente solamente contenuti e prodotti a cui potrebbe essere realmente interessato. Per riuscire in questa ardua impresa hanno bisogno di una serie incredibile di dati, in maniera tale da tracciare un profilo ben definito di ciascuno dei propri clienti. Durante la nostra abituale navigazione in rete, o anche l'utilizzo di applicazioni sul cellulare, ci ritroviamo molto spesso a interagire con delle pagine che ci propongono di accettare qualcosa ogni volta che le visitiamo. Prima di capire se il microfono del nostro cellulare è sempre attivo e costantemente ascolta le nostre conversazioni, cerchiamo un attimo di capire che cosa diavolo andiamo ad accettare tutte le volte che clicchiamo su accetta tutto mentre navighiamo su internet. Bene, dovete sapere che dal 2021 è stato introdotto per ciascun sito web l'obbligo di richiedere all'utente di esprimere in modo consenziente se condividere o meno le proprie informazioni durante la sua navigazione online. Accettando i cookies è come se permettessimo al sito di tracciare i nostri click, così da migliorare la nostra esperienza all'interno dello stesso, magari suggerendoci contenuti inerenti alle nostre attività. Dopo aver accettato i cookies, il sito è quindi autorizzato a tracciare una serie di informazioni che gli fornite gratuitamente. Questi dati sono davvero di tipologia diversa e comprendono il vostro luogo di provenienza, la tipologia di browser che utilizzate durante la navigazione, ma addirittura anche i luoghi in cui vi soffermate di più a guardare all'interno del sito stesso. Di base i cookies sono quindi piccoli frammenti di dati che vengono salvati dal sito per migliorare l'esperienza dell'utente stesso. Per questo motivo non sono assolutamente nocivi. Il problema è che alcuni di loro hanno dei piccoli problemini in merito alla nostra privacy. I cookies sono solitamente distinti in cookies di prime parti e di terze parti. I cookies di prima parte vengono salvati direttamente dal sito che stiamo visitando e rimangono lì. Quelli di terze parti invece vengono trasmessi a diversi siti da quello che abbiamo visitato. Alcuni cookies vengono detti cookies di sessione e consentono a un sito di ricordare la nostra identità semplicemente finché la pagina del sito rimane aperta. Poi vengono distrutti e cancellati. Ci sono però alcuni cookies chiamati cookies persistenti e sono quelli che consentono a dei siti di mantenere in memoria i nostri dati e la nostra navigazione anche dopo che ce ne siamo andati e abbiamo chiuso la pagina. È proprio grazie ad essi che siti come Amazon riescono a capire che siete interessati in quel periodo dell'anno a certi tipi di cuffie e vi inizia a spammare sulla home page ogni volta che entrate al suo interno marche, modelli e prezzi differenti dell'oggetto che avete visto magari 2 o 3 giorni prima. Insomma, nella maggior parte dei casi questi cookies sono veramente utili, ma dato che si tratta di informazioni importanti è sicuro utilizzarli solo su siti che riteniamo effettivamente affidabili. Se volete dare una piccola sbirciatina a tutti i dati che vengono salvati sul vostro conto, vi consiglio di visitare questo sito in particolare. Digitiamo myadcenter.google.com, diamo l'invio e benvenuti nei tuoi annunci, la tua scelta e tutte le informazioni che le big aziende possiedono nei tuoi confronti. Google conosce su di me più informazioni di quanto io possa effettivamente ricordarmi. Se clicchiamo ad esempio su vedi tutto, vedrete una marea di argomenti. Mi piacciono gli sparatutto, le pizzerie, le recensioni, le guide, gli elenchi di ristoranti, i software per le attività commerciali, l'email, le messaggistiche, la radio, i fast food, console per videogiochi e se scendiamo ce ne sono veramente una marea. Tutte queste informazioni sono suddivise per argomenti, per brand e addirittura per elementi sensibili. Ad esempio, nell'ultimo periodo io sono infottato con Netflix e Stranger Things e non posso far altro che confermare questa cosa. Poi troviamo la Nutella, Lego Group, Amazon, la Peugeot, la BMW, la Toyota. Queste tre mi fanno abbastanza paura perché nell'ultimo periodo stavo pensando di acquistare una nuova macchina e questi sono i brand che effettivamente ho ricercato e ho visionato nell'ultimo periodo. Ma che cosa possiamo fare noi se ad esempio non siamo più interessati ai giochi di ruolo e vogliamo visualizzare meno annunci su questo argomento? Beh, ci basta cliccare sul meno e da questo momento in poi vedremo meno annunci legati a questo argomento. Se volete invece disattivare completamente tutto quanto e non visionare più degli elementi a cui potreste essere interessati, vi basterà cliccare qui in alto su annunci personalizzati per vedere apparire questa schermata. Cliccando su disattiva le vostre informazioni non verranno più utilizzate per personalizzare gli annunci che trovate in rete. A me ad
esempio, le pubblicità personalizzate fanno comodo perché preferisco vedere una pubblicità di cose che effettivamente mi interessano rispetto a cose di cui non me ne frega nulla. Lascio quindi a voi la scelta di come procedere a questo punto. Il mio obiettivo era semplicemente quello di informarvi. Ah, ci tengo a precisare che nella sezione gestisci privacy, Google dice che tutela la privacy degli utenti, i contenuti Drive, di Gmail e di tutto quello che riguarda le nostre fotografie, che non vengono mai usati per finalità pubblicitarie. Però sa che sono single e questa cosa mi rende molto triste. Bene, abbiamo capito che queste informazioni vengono date direttamente dall'utente cliccando un po' qua e là in giro per internet. Ma passiamo alla parte focosa e interessante di questo video. È vero che i nostri smartphone utilizzano impropriamente il proprio microfono, la propria telecamera e tutti gli altri sensori come il GPS per spiare, ascoltare e tracciare quello che diciamo o facciamo ogni giorno? Bene, dovete sapere che di base il microfono del nostro cellulare è sempre attivo. Così come sono sempre attivi i microfoni di Google Home, di Alexa e di tutti gli assistenti smart che si trovano ormai praticamente in quasi tutte le case degli italiani. A livello tecnico questi dispositivi sono ideati per ascoltarci in ogni momento, perché devono reagire a dei comandi precisi come OK Google o Hey Alexa. Quindi fondamentalmente questi dispositivi, così come il nostro cellulare, sono autorizzati ad ascoltarci solo dopo l'invio di un certo comando vocale. Ma ci sono stati degli eventi nella storia che ci fanno pensare a tutt'altro. Pensate che nel 2018 una coppia ha scoperto che il proprio dispositivo Alexa aveva registrato una conversazione privata e l'aveva inviata al loro amico randomicamente. Da Amazon questa cosa è stata considerata un glitch, vi lascio in descrizione l'articolo se volete farvi qualche risata sull'argomento. Solitamente la posizione tenuta dalle grandi aziende in merito al trattamento dei nostri dati personali è molto chiara. Le aziende si impegnano a utilizzare i nostri dati solamente al fine di migliorare il proprio servizio, ma dopo tutto sono sempre business. E quindi la domanda che dobbiamo porci in questo momento è: chi sta comprando effettivamente i miei dati? Ovviamente tutto questo discorso è perfettamente legale, anche perché quando compriamo uno smartphone stiamo implicitamente accettando che tutti i nostri dati vengano utilizzati da esso. Basti pensare alla nostra voce che viene captata dal cellulare e poi inviata dalla parte opposta del mondo alla persona con la quale stiamo facendo una telefonata. Diciamo che con così tanti microfoni intorno a noi, credere che nessuno ci stia ascoltando è abbastanza complicato, lo so. Immagino che sarà capitato un po' a tutti che dopo una discussione con un vostro amico al bar su un certo tipo di argomento, improvvisamente ci ritroviamo delle pubblicità su tutti quanti i siti, i giochi, le applicazioni che riguardano proprio l'argomento della conversazione che avevate appena fatto. Vi dico però che alcuni ricercatori, come David Schoffness, sostengono che registrare l'audio sia una tecnica davvero poco ottimale per raccogliere i dati, perché la potenza computazionale necessaria per analizzare tutte queste informazioni, convertirle in testo e poi utilizzarle per customizzare l'esperienza utente, richiederebbe sicuramente più di un giorno per avere effetto. Personalmente non me la sento di esprimermi su tutto quello che viene realmente fatto con i miei dati personali, e quindi vi lascio la patata bollente. Secondo voi, tutte queste informazioni che delineano precisamente la nostra persona vengono gestite nel rispetto della privacy degli utenti che le forniscono in maniera diretta o indiretta? Discutiamone nei commenti, perché voglio sapere qual è la percezione che abbiamo qui in Italia su questi argomenti così sensibili. A presto!